Sono i 35 e cominciamo. Allora, buonasera a tutti. Molto velocemente ringrazio tutti per la presenza. Passo rapidamente a presentare i nostri ospiti. Allora, ritroviamo dopo l'incontro su Dante l'amico Pierluigi Vercesi che si è occupato in più circostanze di storia novecentesca, con libri dedicati all'avventura di Fiume e alla notte di Mussolini, alla notte in cui Mussolini perse la testa, vale a dire 24 e 25 luglio. Quindi, come dire, la competenza di Pierluigi Vercesi sull'argomento di stasera è più che acclarata. Mirella Serri è autrice particolarmente nota per le sue ricerche sul Novecento, ma non solo, e su questo periodo appunto che ruota intorno al periodo fascista, giusto appunto. Ha scritto, l'ultimo libro che ha scritto è dedicato ai giovani ribelli che sfidarono Mussolini nel 2019, poi i bambini, i giovani ebrei braccati dai nazisti, bambini in fuga del 2017, gli invisibili, storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia. E un libro a cui mi sia consentito l'annotazione personale, io sono particolarmente legata a un libro del 2014 che si intitolava Un amore partigiano, che è stato anche ristampato, se non mi sbaglio, Storia di Gianna e Neri, eroi scomodi, scusatemi, della Resistenza. Gianna e Neri, Gianna era una partigiana. Appunto, aderente alla lotta clandestina, e Neri era il suo amato, e insieme parteciparono alla lotta partigiana. E Gianna fu la donna che ebbe fra le mani, se non ricordo male, Mirella, correggimi se sbaglio, che ebbe fra le mani quel sacchettino di ori e di preziosi che Di più, ebbero molta parte del tesoro di Dongo. sì, che faceva parte del tesoro di Stavano Don. portando via i gerarchi fascisti e poi però lo consegnarono perché fosse messo in cassaforte e poi consegnato al Partito Comunista a cui loro appartenevano e che consideravano, come dire, la forza portante della resistenza. Però Perfetto. però Ebbe anche la famosa noi siamo, giustizia. scusatemi, scusatemi, noi siamo alla fine del libro, alla fine, agli ultimi giorni, agli ultimi minuti, alle ultime ore di Claretta Petacci, che è la protagonista di questo nuovo libro di Mirella Serri. Vi segnalo che tutti i libri di cui abbiamo parlato fin qui, sommariamente, citando i titoli o poco più, sono editi da Longanesi. Io vi lascerei la parola perché mi immagino che il dibattito stasera sarà fervido, fervente, rovente, come è stato sui social in questa settimana. Siamo partiti dalla fine, siamo partiti dalle ultime ore di Claretta che sta seguendo a tutti i costi Mussolini, però a questo punto io mi taccio e lascio la parola per Luigi Vercesi. Grazie. Grazie Laura, grazie soprattutto per queste belle serate in cui si parla di libri, per le tue scelte, per la tua organizzazione. Grazie a voi che ci state ascoltando, ma soprattutto grazie a Mirella Serri. Parto subito con una critica. Questo libro è una droga, non mi ha fatto dormire una notte intera, avrei preferito leggerlo con più calma, ma è talmente accattivante, talmente incalzante che non sono riuscito a chiudere occhio fino a che non l'ho finito. Ecco, questa è l'unica critica che posso muovere. Mirella Serri è una penna felice, i suoi libri sono libri di storia, di ricerca storica.
ma con questo immenso pregio che la penna di Mirella è talmente felice che fa scorrere anche i momenti, forse in questo libro non ce ne sono, ma anche in altri libri. Io sono credo sia l'unico autore di cui ho letto tutti i libri, Mirella, perché ogni sua uscita da tantissimi anni sono appuntamenti che non mi perdo. Ecco, non voglio comunque fare troppi complimenti a Mirella e vorrei passare subito a questo libro. Claretta Petacci visse a fianco di Mussolini, o comunque entrò nella vita di Mussolini, per 13 anni, dal 32 al 45, con una particolarità che mi sono annotato, che sia l'incontro sia la fine si consumarono in due domeniche, ed erano due domeniche di fine aprile, un fine aprile dell'ultima domenica di aprile, il 24 del 32, e l'ultima domenica di aprile invece del 45, quando in realtà venne ucciso il giorno prima, ma diciamo la punta finale fu quando venne appesa insieme a Mussolini e agli altri gerarchi qui vicino a dove abito io, in Piazzale Loreto, per i piedi, la cosiddetta macelleria messicana, come la definì Ferruccio Parri. Allora, questa donna conobbe Mussolini durante una gita a Ostia, questa domenica, era poco più che una ragazza che era cresciuta con il mito di quest'uomo, si fermò sulla strada, Mussolini la volle conoscere, da lì successe tutto quello che doveva succedere. Lei diventa l'amante di Mussolini. Mussolini aveva avuto infinite donne, infinite amanti, donne di una notte, di due notti, anche più di una al giorno, ma questa rimase legata a lui in modo particolare per tutto il periodo, con alti e bassi. Mirella Serri dice una cosa all'inizio del libro assolutamente condivisibile. Renzo De Felice, il grande biografo di Claretta Petacci, ne ebbe un giudizio abbastanza positivo, insomma la giustificò, ma quando mancò non aveva ancora letto molte cose di pugno di Claretta che danno poi una diversa interpretazione della persona. Per di più, De Felice immagina addirittura che per i primi anni il rapporto sia soltanto non di tipo biblico, cosa assolutamente difficile da pensare con l'uomo Mussolini, e comunque non poi negli scritti di Claretta Petacci si capisce che venne consumato fin dall'inizio. Fu un rapporto conflittuale, però prima di entrare nel merito e di fare delle domande all'autore, c'è da dire che, data la fine fatta da Claretta Petacci, cioè la donna che rimane attaccata all'oggetto del suo amore fino alla fine, che viene uccisa, e secondo alcune testimonianze, poi sulla fine di Mussolini, sull'esecuzione di Mussolini, per tanti anni sono state date versioni di diverso tipo, chi si prendeva la responsabilità, chi non se le prendeva, eccetera, eccetera. Quindi una situazione tale per cui alla fine c'era anche una testimonianza che lei avesse fatto scudo con il suo corpo mentre stavano sparando a Mussolini. Credo che sia assolutamente, assolutamente condivisibile la tesi di Mirella che, se non avessero voluto ucciderla, non l'avrebbero portata la mattina in tutta fretta insieme a Mussolini davanti al muro dove poi verrà giustiziato. Bene, questa donna, dicevamo, dopo questa fine è diventata quasi un'eroina tragica.
una vittima di Mussolini, un personaggio che ha fatto tutto per amore, tanto che la famiglia, e in questo dimostrando che non ha rinunciato neanche molti anni dopo a trasformare in moneta sonante Claretta Petacci, intentò una causa per avere dei soldi, insomma, da chi aveva ucciso la loro figlia. La famiglia fu l'elemento ancor più scandaloso di Claretta stessa, perché a partire dal fratello Marcello, ma anche il padre e lo zio, tutti, la madre, tutti hanno a un certo punto utilizzato Claretta come il modo per pompare privilegi, pompare denaro dal regime, in particolare da Mussolini. Mussolini tentò più volte di tenersi alla larga, ma era diventato quasi dipendente da questa donna, e quando poi esagerava l'andava a cercare. Probabilmente, come Mirella Serri fa notare in un passaggio del libro, Mussolini era rimasto solo, soprattutto non si fidava di nessuno, non si è mai fidato di nessuno, essendo lui bugiardo era certo che tutti mentissero. L'unica persona a cui, con il quale si confidava più che la sorella Edvige, era il fratello Arnaldo, che morì giovane, e alla fine Claretta divenne, soprattutto nell'ultimo periodo, quasi l'unico punto di riferimento in cui lui si sentiva di dire cose che altrimenti non avrebbe detto. Ecco, la fama posteriore di Claretta quasi l'ha riabilitata. L'ha riabilitata, così come ci sono quelli che dicono però il fascismo ha fatto anche buone cose, insomma tutti parlano di fascismo senza magari avere ben approfondito il tema, soprattutto perché chi l'ha vissuto oramai ha... Oddio. Mercese si è bloccato. Ti eri bloccato per un attimo, scusami, vai. Chi l'ha vissuto, stavi dicendo? Aspettate, no, dico chi ha vissuto quegli anni oramai o ha un'età avanzatissima oppure non ce ne sono più, insomma, soprattutto che l'hanno vissuto con intensamente. Ecco, Mirella con questo libro va a scandagliare, soprattutto con virgolettati, con citazioni di Claretta, di Benito Mussolini, di persone che hanno incrociato, e ne ricostruisce una biografia che sfalsa tutto questo mito dell'eroina tragica. Più che un'eroina tragica, fu un'approfittatrice, fu una persona che a un certo punto, cioè, si ha come la sensazione che sostituisca quasi l'amante materiale che è Benito Mussolini con un amante platonico che è Hitler. Lei è su posizioni filo-tedesche, al punto da quasi, da anzi sicuramente da candidarsi come mediatrice tra il Duce e Hitler, quasi prendendone il suo posto. Ecco, Mirella Serri fa, tra virgolette, giustizia di questa donna a cui erano state attribuite meriti che certamente non ha avuto. Mirella, innanzitutto, come ti è venuto in mente di andare a ripescare una figura come quella di Claretta Petacci, che era entrata un po' negli scaffali della storia, mentre Mussolini è sempre in giro per l'Italia, Claretta Petacci era fuori. Siccome tu non in tutti i tuoi libri sei sempre andata a scandagliare, a prendere una visione particolare per poi raccontare l'insieme di quegli anni. Ecco, Claretta Petacci cosa ha rappresentato e perché hai deciso adesso di affrontarla? Ma ero assolutamente, come dire,
Io quando scrivo un libro parto con un'intuizione, cioè seguo una specie di, chiamiamolo istinto e cerco. Mi sentite? Sì, benissimo. Ah, ecco, perché era andato via un momento. Allora, e cerco di studiare questa cosa che mi piace. Intanto è andata via la voce, ma io volevo ringraziare Laura Repri, Vercesi e tutti gli amici e anche i presenti per questa presentazione. Ritorno all'argomento. Mi affascinava il rapporto tra Claretta e Benito, ma devo dire che io appunto non parto mai con una tesi precostituita perché l'argomento lo capisco quando sono arrivata alla fine, nel senso che poi arrivando alla fine io ho capito tutto quello che stava facendo Claretta e che, devo dire la verità, non era stato raccontato nella sua interezza. Il titolo nasce non dall'inizio del libro, ma nasce, diciamo così, dalla fine, però mi ero fatta un'idea anche, non so, appunto, scrivendo il libro su Gianna e Neri, che i partigiani, perché nel libro di Gianna e Neri c'è un pezzo, diciamo, c'è la fine di Mussolini e quindi ci sono dei riferimenti a Claretta, che i partigiani, non, anche gli stessi partigiani, sulla fine di Claretta non la raccontavano giusta. E allora sono andata così, ho risalito la corrente del fiume, sono arrivata fino all'inizio della loro relazione, ma dalla fine avevo, come vi posso dire, sono partita da una specie di intuizione, che i partigiani appunto non la raccontassero giusta e che anche la loro ricostruzione aveva molte defaillance. Faccio un esempio così ci capiamo. Quando Claretta viene arrestata da un partigiano che tra l'altro era un partigiano non comunista, da Pierluigi Bellini delle Stelle, che la porta, la prende, la mette in una stanzetta per interrogarla. L'avevano arrestata sotto falso nome. Lei viaggiava con un passaporto intestato a una nobildonna spagnola e quando la mette in questa stanza, lui stesso ancora, insomma, diciamo, forse non era ancora sicuro del fatto che fosse Claretta Petacci. E lui in questa sua testimonianza del 1962, racconta che entra in questa stanza convinto che la Petacci era una persona, come dire, una persona, chiamiamola così, un'infame traditrice. Vi ricordo che nel 1943, quando appunto cade Mussolini e Claretta scappa verso il nord, il governo Badoglio istituisce una commissione d'inchiesta su tutte le ruberie fatte dalla famiglia Petacci. E questa commissione d'inchiesta arriva alla conclusione appunto che ce n'erano state molte. La fama dei Petacci era nota, a questo punto era nota in tutta Italia. Prima era nota solo ai combattenti e ai resistenti che si trovavano in Francia, perché in Italia non si poteva certo parlare di Claretta Petacci. Dopo il 43, la fama di Claretta varca, niente, riempie tutta l'Italia e anche arriva in Europa. E Claretta comincia, come dirà Mussolini, a essere odiata. Mussolini le dirà: tu sei la più odiata degli italiani, sei addirittura più odiata dagli italiani, sei addirittura più odiata di me. Allora, tornando a questo partigiano che aveva queste notizie, sia della commissione di eccetera, eccetera, di inchiesta e così via, lui stesso racconta che la vede, sapendo che insomma c'erano tante ombre sulla storia di Claretta, e poi dice: questa giovane donna si mise a piangere, si sciolse in lacrime, e io capii che in effetti lei non aveva fatto niente di male. Adesso voi vi immaginate un partigiano che ha appena arrestato Mussolini, che ha visto tutto quello che ha fatto il fascismo, eccetera, vede una giovane donna e dalle sue lacrime capisce che lei non ha fatto niente di male. Questa versione è assolutamente, assolutamente improbabile e, come dire, non ha nessun supporto poi nel fatto. Evidentemente, dopo aver capito che il suo passaporto era falso e poi dopo aver ricevuto l'ordine che veniva da Milano
che andavano soppressi Mussolini e i suoi accoliti, come racconterà poi successivamente il partigiano che opererà nell'esecuzione di Mussolini e di Claretta, dice Aldo Lampredi, però lo racconterà molto tempo dopo, in una confessione tra l'altro nota postuma, quando lui non c'era più, racconterà: noi non abbiamo avuto nessun dubbio, quando ci è arrivato quest'ordine, Mussolini e i suoi accoliti, che Claretta andava soppressa. Ma perché? Adesso noi non siamo diciamo dalla parte di quelli che si fanno giustizia da soli, e io ho sempre pensato che Mussolini e Claretta avrebbero dovuto avere un giusto processo e una loro Norimberga, ma la cosa importante è che i partigiani, quando ricevono quest'ordine, pensavano che dovesse essere soppressa, come dice Lampredi, per i suoi rapporti con i tedeschi. Ecco, allora, per i suoi rapporti con i tedeschi, lei era quella che si chiama una collaborazionista, e tanti, anche non solo in Italia, tanti collaborazionisti sono stati giudicati e in Francia, per esempio, sono stati giudicati e mandati a morte. Allora Claretta doveva avere un giusto processo, perché i partigiani e non l'ha avuto, e poi c'è stato lo scempio di Piazzale Loreto, che è una cosa vergognosa, però doveva avere un giusto processo perché lei aveva questo Mirella, non lo dimostro. Mirella, ma in cosa è consistito questo collaborazionismo? In tante cose, e questo i partigiani lo sapevano assolutamente. Lei aveva uno strettissimo rapporto fin dai tempi romani con il ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi, che le dava 200.000 lire al mese, che non sono poche, fin dai tempi romani. Continua questo rapporto col ministro dell'interno, che è tra l'altro quello che mette in atto sviluppa l'applicazione delle leggi razziali nella RSI, e tramite il rapporto con Guido Buffarini Guidi, che tra l'altro era l'uomo di fiducia dei nazisti, Claretta comincia a infilare nel governo, per esempio nelle file dei prefetti, tutti uomini di fiducia, filo hitleriani e di fiducia dei nazisti, per esempio. Lei aveva una spia, che però era un uomo molto colto e intelligente, Eugen Dolman, racconta: a Salò contavano tre persone, Claretta Petacci, Pavolini e Guido Buffarini Guidi. Lo racconta Dolman, anche questo mi ha confortato nelle mie ipotesi. Lei quindi metteva funzionari filo hitleriani dove poteva, cercava di sfruttare, per esempio, con la madre e con sua sorella, i vantaggi che potevano venire dalle leggi razziali. Allora, per esempio, propone, sia lei che sua madre propongono a Mussolini di dare l'affidamento di un'azienda sottratta a un ebreo, di dare l'affidamento al marito della sorella Miriam. Lei, e questo è molto molto, aveva uno strettissimo rapporto con l'ambasciatore Rann. L'ambasciatore Rann era l'uomo più importante della Repubblica di Salò, ed era, il da questo punto di vista, diciamolo così, il braccio destro di Hitler e di Himmler. E lui stesso, lui lo dice Rann, che aveva una particolare avversione anche per gli italiani, spremere gli italiani, l'Italia come un limone. Spremere l'Italia come un limone voleva dire, non so, far pagare agli italiani le spese d'occupazione dei nazisti che avevano occupato l'Italia. Quindi gli italiani di Salò erano costretti a pagare vitto, alloggio, rifornimenti, eccetera, e a quelli che li avevano occupati, dico tanto per dire, e l'ambasciatore Rann di questo era particolarmente. Sì, poi c'è un'altra cosa. Posso aggiungere solo un'altra cosa sugli elementi che appunto sono fondamentali per capire quello che tu hai detto prima, cioè che lei continuamente ricorda a Mussolini il suo rapporto con Hitler, ma tra l'altro un altro esempio fondamentale è che lei fa fotografare tutte le lettere che aveva ricevuto di Mussolini
e dove Mussolini scriveva sopra, e si vede ancora, c'è scritto, si vede, stracciare, stracciare, non le dare a nessuno, ti prego, un segreto, assolutamente stracciare, ogni biglietto scriveva sopra stracciare, lei non solo non lo straccia, lo fotografa e lo le dava a Ran. Lui le mandava la sera le lettere, lei la mattina dopo raccontava, ecco, allora, e lo dava all'ambasciatore. Mi è stato chiesto, ecco, poi finisco, a chi ho raccontato queste cose così accennate, insomma, mi è stato chiesto, ma allora Claretta era una spia dei tedeschi? Ecco, io se intendiamo spia come una che sposa tutta la causa dei tedeschi, direi di no. Perché lei era legata a Mussolini, questo non bisogna, infatti Mussolini quando si accorge che lei gli fa fotografare, aveva ceduto all'ambasciatore tutte le lettere sue, che lui aveva detto per carità non sono segreti, assolutamente no, decide di farla arrestare e poi ci ripensa perché anche lui in quel momento era molto in crisi, era molto debole, quindi non la considererei proprio una spia che voleva distruggere Mussolini, assolutamente no. Però una che voleva invece collaborare moltissimo con la Germania di Hitler, questo sì. Senti, ma in questo quadro, quando Mussolini non vuole che lei lo segua quando lui lascia Milano verso sì. Como e probabilmente sperando di arrivare in Svizzera, Claretta lo segue, ma Claretta lo segue, questa è la domanda che mi pongo, perché è convinta di salvarsi insieme a lui o perché anche se sarebbero stati presi e fossero stati uccisi, lei voleva condividere la fine con lui? No, lei, come hai detto tu, lei per esempio prima di scappare, quando sua sorella Miriam va in Spagna con i genitori, gli scrive una lettera perché Claretta rinuncia a scappare, ma rinuncia a scappare perché la sua vita, il suo mondo era Mussolini. Mussolini le aveva anche promesso, ma glielo promette ma tante volte, soprattutto a Salò, che avrebbe lasciato sua moglie, e aveva anche per questo, Claretta lo spingeva a chiedere il permesso a Hitler, voleva che Hitler concedesse il permesso a Mussolini di lasciare Rachele. E Mussolini diceva a Claretta che lui aveva chiesto il permesso, questo non lo sappiamo, che insomma Hitler era d'accordo e che lui stava per lasciare sua moglie. Claretta, ricordiamoci, che ha sempre vissuto come una madre, non come una vera moglie. È curioso che dovesse chiedere l'autorizzazione a Hitler, sì. Non al Papa. Non al Papa, Hitler pare che abbia, insomma, avesse accettato questa separazione. Quindi lei, quando sua sorella scappa in Spagna, dice: cara, non credere che io per caso voglia andare a morire o a sacrificarmi, ma mi aspetto un'altra vita. Quale fosse questa vita, come poteva saperlo Claretta? Non, ovviamente non poteva saperlo perché loro chiedono il permesso di andare in Spagna e anche loro, lei e Mussolini, gli dicono che li avrebbero messi in un campo di internamento e Mussolini non vuole accettare, volevano andare in Svizzera e vengono rifiutati. Insomma, poi ci sono state varie ricostruzioni di dove avrebbe potuto andare Mussolini. Quindi lei pensava che, insomma, e lui ha scartato tutte queste ipotesi e poi alla fine si è messo a girare fino a che poi non l'hanno arrestato. Lei, quando si fa non la valigia, bensì i bauli per scappare con Mussolini, si fa dei bauli molto, molto consistenti, non sono quelli di una persona che pensa di andare a morire col suo amato, ma sono quelli di una persona che pensa che gli svizzeri gli avrebbero aperto le porte. Sono tutte cose che noi adesso ci sembrano, come dire, scontate, ma allora loro non sapevano che gli svizzeri li avrebbero rifiutati. Cioè, sono tutte cose che apprendono mano a mano, passo passo, che loro fanno questi tentativi di fuga e capiscono che le porte sono chiuse per loro. Tra l'altro loro Mussolini aveva alle costole dei tedeschi, delle guardie del corpo tedesche, che non volevano, e questo devo dire che i tedeschi l'hanno mandato a morte Mussolini, diciamocela tutta, queste guardie del corpo non volevano assolutamente che Mussolini, per ordine di Hitler, che Mussolini scappasse, perché volevano casomai
casomai Hitler si faceva l'idea che lo cedeva lui agli alleati, non che lui scappava. Quindi diciamo era una merce di scambio molto preziosa. E quando Mussolini va, per esempio, vanno a Grandola e Mussolini cerca di allontanarsi e di andare oltre il confine a piedi da solo, a parte che Claretta gli si mette dietro, ma la sua guardia del corpo gli impedisce di scappare. Ma questo loro non potevano sapere quanto queste guardie del corpo che lo tallonavano per ordine di Hitler erano presenti e pronte ad impedire a Mussolini la fuga, perché Mussolini non è stato fatto scappare in un certo senso. Ecco, entriamo, torniamo sull'intimo, ma Rachele e Claretta, entrambi avevano un confidente che era Buffarini Guidi, che faceva, era l'amico di entrambe, consigliava entrambe sulle questioni. Tra l'altro Rachele nelle sue memorie, probabilmente non era così, o comunque lei in un libro che apparve poco dopo la fine della guerra, dice che lei scoprì che Rachele non era una delle tante che passavano di lì, di cui lei sapeva, che era un'amante, diciamo, continuativa, soltanto dopo il 25 luglio del 43, quando Mussolini viene arrestato. Tu cosa ne pensi? Io penso che potrebbe anche essere, perché a parte che Mussolini ne aveva tantissime di donne, a un certo punto della loro relazione non mi ricordo se in che anno gli dice io ne ho avute più di 400, quindi insomma poi dopo erano destinate ad aumentare, ma lui aveva altre due o tre, diciamo, donne amiche fisse che lo erano, non dico quanto Claretta, ma abbastanza, e quindi potrebbe anche essere che Rachele si fosse fatta l'idea che lei era una, diciamo, del giro di come, non so, l'Alice Pallottelli, che per esempio lo segue a Salò la Pallottelli, e lui la incontra, continua a incontrarla. Quindi può essere che Rachele, un po' chiusa nel suo mondo, un po' non volendo sapere eccetera, io credo abbastanza alle parole di Rachele si presenta a casa di Claretta, ed è proprio, come dire, un dramma della gelosia, quando viene a sapere che Claretta aveva fotografato le lettere di Mussolini. Allora va a casa di Claretta, accompagnata da Buffarini Guidi, che cercava, come dire, di frenarne i furori, quasi per tentare di ucciderla. Meravigliosamente quella scena di lei sotto l'acqua. Sì, ce ne sono tante diversioni. Pare Rachele pioveva di rotto, Buffarini Guidi aveva l'ombrello, però Claretta non voleva aprire il cancello e Rachele, che era una signora, insomma, come dire, robusta all'epoca, cerca di arrampicarsi per il cancello. Alla fine Claretta fa sotto l'acqua, alla fine Claretta fa aprire il cancello, lei entra dentro e sembrerebbe che voleva ucciderla, dopo che aveva saputo che Claretta aveva tradito in questo modo indecoroso, diciamo così, Mussolini, dando tutte le sue lettere a Ran. Poi alla fine la convincono Rachele a rientrare dai suoi furori. Quella sera Mussolini dorme nel suo studio e poi Rachele tenta il suicidio. Ecco, ma alla fine tu ti sei fatta un'idea se l'amore di Claretta fosse un amore vero oppure alimentato da tutte da un'immagine che si era costruita di essere la prima dama d'Italia, puntava al matrimonio, c'è la storia della Camilluccia, del fratello, il personaggio peggiore pare che sia il fratello. Sì. Infatti Mussolini non lo sopportava perché era uno sbruffone, insomma uno che non stava tra l'altro con i piedi per terra, diciamo, cioè si inventava cose impossibili. Un amore vero, ma io direi direi di sì, che era è difficile, era un amore doppio, no? Nel senso che da una parte lei lo voleva assolutamente, ma non è che lei lo voleva sfruttare, lei considerava che lei doveva assolutamente fare così e che lui doveva aiutarla, che lei doveva. Se noi riprendiamo per esempio delle sue confessioni che fa l'avvocato Sotis, quando lei
riceve, va con questo avvocato per chiedere il divorzio da suo marito, e lei dice, lei ha l'immagine di sé di una povera donna che non viene, come dire, non viene abbastanza retribuita per quello che fa, che faceva nulla in realtà, non aveva grandi impegni, e lei pensa che fosse assolutamente, dobbiamo un po' calarci nella mentalità dell'epoca però, e quindi questo fatto che lei fosse, io l'ho chiamato tutte le altre amanti di Mussolini mantenute di stato, perché è una cosa molto interessante, perché Mussolini era molto generoso con le sue amanti, ex amanti, che poi non erano mai ex, un po' le ritrovava, un po' le lasciava, insomma le manteneva questo suo harem. Una tradizione italiana che poi si è rispettata anche più tardi. Sì, esatto, manteneva quest'harem, ma la cosa interessante è che lui era molto generoso, però con i soldi, diciamo così, nostri, nel senso che ho intitolato un capitolo Mantenute di Stato. Questo mi ha stupito perché io in realtà non l'avevo capito. Regalava case, dava, come dire, degli vitalizi, delle mensilità, eccetera. E tutto però mica con i soldi suoi, mica con col suo patrimonio personale. Faceva pagare a Buffarini Guidi, che era il sottosegretario all'interno, anche tutte gli sfizi di Claretta. Claretta, questo risulta da tanti documenti, va nei negozi e dice mandate la fattura al Ministero dell'Interno. Anche la villa La Camilluccia viene un terreno. Tra l'altro era dell'Opera. Sì, era dell'Opera Nazionale Balilla, quindi era un terreno sempre dello Stato. Quindi questo mi ha stupito, perché io pensavo che Mussolini tutte queste signore e signorine le mantenesse lui. No, non è vero, le faceva mantenere allo Stato italiano. Quindi, insomma, ecco, per capire la relazione di Claretta, lei considerava assolutamente naturale, perché lei, la cosa che mi ha stupito, che lei conosce Mussolini nel 1932 e pochissimi dopo averlo visto tre volte gli comincia a chiedere che deve intervenire per suo padre, per suo fratello, poi per sua madre, ma ogni suo intervento è di una protervia e di un'insistenza e di una lei non molla mai. Ecco, non molla mai, non ha un momento in cui pensa che questo, tutto quello che chiede, lei pensa che le sia tutto dovuto. E questa è una sua forma di appartenenza, chiamiamolo in questo modo, a quest'uomo, ed è una forma del fatto che quest'uomo le appartiene. Lei non ha nessun dubbio, è talmente protetta, anche su suo fratello, che era veramente uno che aveva delle idee molto, voleva fare affari, ma insomma molto stravaganti. Alla fine va da Mussolini, anche lui voleva andare personalmente da Hitler a proporre a Hitler una bomba speciale inventata da un ingegnere che lui conosceva. Ecco, anche su suo fratello lei continua a spingere, anzi Mussolini, quando perdeva le staffe, che lei gli chiedeva troppi favori, faceva quello che facevano molti all'epoca, la picchiava. Aveva anche questi atteggiamenti adolescenziali, perché lo spiava quando andava dalle altre amanti, poi c'era il nome in codice, aveva un nome in codice con il suo amico con cui la spiava. Sì. Era. Lei, sì, lei lo spiava in continuazione e aveva un nome in codice che poi alla fine lei rivela a Mussolini, guarda che sei proprio tu che noi stiamo spiando, perché Mussolini dalle note di polizia vede che lei andava in giro la notte accompagnata da un'altra persona, e lui non sapeva. Dice, ma dove vai girando la notte? E lei gli dice, veniamo, stiamo spiando proprio te. Quindi lei, beh, adolescenziali. E lì, ecco, forse io non li chiamerei adolescenziali. Mussolini era la sua vita, era la vita della sua famiglia, era la vita della sua, quindi era una fonte, una sua proprietà, una fonte di anche di amore, lei sembra molto partecipe, per esempio, dei loro incontri erotici, non sembra mai subirlo, anzi, sembra molto, come dire, appunto,
molto presente e molto felice di questo rapporto con Mussolini, anche dal punto di vista erotico. Non era, diciamo, strumentale, era una partecipazione molto disinvolta e disinibita, e questo lo possiamo leggere dal suo diario. Lei addirittura ogni volta che loro avevano un rapporto felice dal punto di vista erotico scriveva sul diario sì, scritto sottolineato e scritto maiuscolo, e se li annotava pure, ma con soddisfazione, non, quindi queste rappresentazioni che noi abbiamo avuto anche delle donne di altri tempi che pativano in Claretta, tutto questo non c'è. Mi viene una domanda a cui credo sia difficile rispondere, ma lei era indubbiamente una grande seduttrice, perché seduce anche il partigiano Pedro, mentre la sì, è vero, nel senso è vero, che riesce a passare per la povera, sì. Fa credere all'avvocato Sotis di essere una povera orfanella abbandonata, e anche con l'ambasciatore tedesco, e probabilmente ha questo approccio seduttivo. Probabilmente anche con Bocchini, che era il di cui tu dedichi, a cui dedichi con Buffarini Guidi. Con Buffarini Guidi, ma anche con Bocchini, no? Con Bocchini direi di no. Ma in tutti questi 13 anni non ha mai avuto nessun'altra relazione che non sia quella con il Duce? Mussolini a un certo punto si ingelosisce moltissimo, perché un personaggio che lei aveva scelto proprio per farsi accompagnare, la sera, spiare Mussolini, questo lo dicono, io l'ho trovato nei verbali di polizia, che riportano che la sarta di Claretta e la cameriera dicevano che Claretta aveva confessato loro di essersi innamorata di questo tal giovanotto che la sera l'accompagnava a spiare Mussolini. Cioè lei non racconta che l'accompagnava a spiare Mussolini, di un giovanotto con cui lei si accompagnava. Questo potrebbe essersi, e questo risulta dai verbali di polizia, che lei racconta alla cameriera e alla sarta che questo giovanotto le piaceva. Questo giovanotto era un cocainomane, secondo i verbali dell'epoca, un dissoluto. Dicevano che si accompagnava, andava nelle case di piacere e si accompagnava agli ermafroditi, dicono i poliziotti. Però forse questo poteva averle un po' conquistato il cuore. Per il resto, poi Mussolini scopre questo personaggio, appunto, che le dava una mano a spiarlo, e questo personaggio, insomma, alla fine viene picchiato da figuri che non si sa chi sono, probabilmente degli uomini di Mussolini, e sparisce dalla circolazione, muore dopo pochissimi mesi. Ecco, per questo forse lei potrebbe aver avuto, per questo uomo che era un poveretto, era un muratore, insomma, però era stato a Fiume, insomma, diciamo, era stato un militare, potrebbe forse aver avuto una debolezza. Per il resto io direi che lei era concentratissima su quello che era il suo mondo, e tra l'altro era concentratissima a spiare continuamente Mussolini e a cercare di tamponare quelle che potevano essere le falle che si sarebbero potute aprire se un'altra donna avesse avuto il ruolo che aveva lei. Quindi era molto, molto, ma molto presa da tutto il suo traffico. Una cosa, ecco, che volevo dire, che non ho detto in maniera esplicita, ma vorrei ricordarla, è che appunto Claretta è stata, diciamo, molto raccontata nelle sue biografie, ma che era una donna molto intelligente, non era, ecco, questo forse andrebbe detto, era una donna che sapeva fare delle costruzioni, per esempio nel suo rapporto con Hitler ovviamente si illudeva ed era molto più realistico Mussolini, che aveva capito la situazione, che Hitler non avrebbe mai concesso più uomini e armi all'Italia, e in questo lei sbagliava. Però aveva una sua lucidità, una sua logica e una sua intelligenza che mai nessuno le ha riconosciuto. Senti, vogliamo vedere le immagini
che abbiamo preparato per questo incontro in cui si vedono i personaggi che stanno intorno, eccoli qua, che stanno intorno. Ecco, questa è la copertina del libro. Eccola qua. Era una bella donna per i canoni dell'epoca. Ma non si capisce tanto, c'è la moglie di un ambasciatore che dice che aveva qualche cosa di sgraziato, però non so se è un'invidia, quella che si potremmo definire un'invidia femminile, e dice che indossava pellicce troppo larghe, che i suoi capelli erano troppo ricci, che però... Così però sembrano invidie femminili. Forse potrebbe essere, però le foto ce la danno secondo, appunto, come hai detto Laura, secondo canoni un po' antichi, quindi comunque invece probabilmente era molto seduttiva, probabilmente sì, diciamo molto, ma molto seduttiva. E questo è il matrimonio con il primo marito. Il primo è il solo. È l'unico. È l'unico. Perché lei avrebbe voluto, come dire, avere con Volare a nozze, ma... E questo va bene, è un classico, e questa è... Margherita Sarfatti. Ecco, qui si aprirebbe anche la ferocia con cui Claretta si accanisce contro gli ebrei. Ah sì, sì, infatti è un capitolo importante. Questo è molto importante, è un capitolo, sì, infatti questo è anche un elemento molto importante. Lei diceva appoggio a Bufarini Guidi durante il periodo della RSI nella persecuzione anti-ebraica e dicevo cerca con la famiglia di ottenere... Però prima, quando erano a Roma, soprattutto suo fratello Marcello, ma anche supportato da lei, danno il via un'attività in cui agli ebrei che potevano permetterselo riuscivano a far ottenere dei certificati che potevano, come dire, che si chiamavano di discriminazione, quindi che li liberavano dal peso delle leggi razziali o addirittura di arianizzazione in cui venivano dichiarati addirittura ariani e quindi di razza ariana, come si diceva, e quindi non sottoposti alle leggi razziali. E naturalmente li concedevano dietro pagamento, dietro ricatti, dietro, insomma, era un'industria che avevano messo insieme. Claretta non godeva di buona fama già a Roma per queste storie che circolavano su di lei, queste le riportano le spie, dicono che aveva avuto in regalo una collana di perle da un ebreo, insomma, e c'erano varie, appunto, molte chiacchiere su di lei, tanto che lei nel 1942, mi pare, va a fare un po' di beneficenza a San Lorenzo e ci va appunto in pellicola e poi lei si dispera e lo racconta a sua cognata, la moglie di Marcello, la compagna del fratello, perché dice: oddio, oddio, i romani hanno restituito, pensate un po', i soldi e li hanno rispediti a Palazzo Venezia perché dicono che non vogliono avere a che fare con me, perché lei non godeva di buona fama e tutti sapevano di vari traffici, eccetera, eccetera. E lei dice, le stessa racconta che i romani che avevano avuto i soldi in beneficenza, questa mi sembra una bella cosa, l'avevano restituita. Ecco, ricordiamo fra parentesi che Margherita Sarfatti è l'amante di Mussolini nel periodo milanese, una donna di straordinaria quella che intelligenza. costruisce l'immagine, che lo sgrezza, che lo fa diventare Mussolini, diciamo, politico. Certo, andiamo avanti, Sara. Mi sente? Vabbè, qua è bellissima naturalmente. No, questa è la sorella, eh? Questa è la sorella, Miriam di San Servolo. Mi è molto piaciuta, se posso dire, nel tuo libro, quando lei arriva a Venezia, una delle primissime mostre del cinema, come attrice. Semina grasse risate fra i presenti perché San Servolo è notoriamente era il manicomio della città, l'isola di San Servolo ospitava il manicomio della città. Bellissimo.
Bellissima donna anche questa. Andiamo avanti, Assia Noris, e vabbè, e questo è un riferimento al cinema dei telefoni bianchi a cui ambiva appunto la sorella di Claretta, e un po' il personaggio di Claretta, forse più ossessiva, più mitomane, però appunto ricorda tutte le sue abitazioni sono un'ambientazione da cinema dei telefoni bianchi, no? Sì, ma tra l'altro Miriam e anche la madre dovevano essere delle persone di una grandissima arroganza, prepotenza, eccetera, perché Miriam litiga, pare che litighi con uno dei suoi produttori e così via. E allora quando Mussolini sta andando a fare uno dei suoi ultimi, insomma, viaggi verso in Germania, che cosa fa Claretta? Cosa ricorda Mussolini? Guarda, devi assolutamente parlare con Goebbels, che deve dare un ruolo a Miriam in uno dei film, in una pellicola tedesca. Ecco, insomma, queste erano anche le preoccupazioni di Claretta mentre ci trovavamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, dopo le leggi razziali, lei non si fa più chiamare Miriam, ma Miria, Miria, è vero, giusto. proprio perché Miriam evocava l'Antico Sì, giusto. Testamento. Andiamo avanti. Questa è Qui meravigliosa. sembra bella, qui sembra bella. Infatti in alcune foto è bella e altre un po' meno. Era piccolina, aveva dei piedini piccoli, dei denti dicevano molto belli, e stava sempre a dieta e mangiava minestrine perché diceva sempre che aveva mal di stomaco. E forse anche per mantenere la linea oppure per fare compagnia a Mussolini, che come voi sapete, Piercesi ci ha scritto pagine e pagine su questa cosa, soffriva di mal di stomaco. Andiamo avanti, Sara. Va bene, questa è una foto. Ah, io ho percepito una cosa, se posso chiederti, Mirella, cioè dal momento in cui Hitler invade l'Austria, in Mussolini si insinua il dubbio che quello non sia l'alleato giusto, mi sbaglio? No, no, certo, è vero, lui prima aveva una fiducia. Beh, insomma, prima Mussolini aveva mandato le sue truppe al Brennero per dire alt, non fate cose che, insomma, per ostacolare qualsiasi decisione di Hitler, però poi dopo si erano rincontrati. Dopo l'invasione dell'Austria, Mussolini comincia a temerlo seriamente, però poi anche questo loro rapporto a alti e bassi. Dopo il viaggio di Hitler a Roma, Mussolini era assolutamente convinto che la loro unione, la loro alleanza non sarebbe stata intaccata da niente, e invece Hitler era subito pronto a fare un altro passo, diciamo, di belligeranza senza avvertire il suo alleato. Cioè, alla fine, ecco, basta. Abbiamo visto l'ultima immagine, era quella della tomba di Claretta a Roma. Senti, posso farti una domanda, poi passerei alle domande del pubblico. Ti farei una domanda io, e cioè, perché Sandro Pertini, dopo molto tempo, accoglie la versione della povera vittima per amore, quando Sandro Pertini ha avuto un ruolo piuttosto importante nella fucilazione, cioè perché è passata poi alla fine, mi verrebbe da dire fino in fondo, se si arriva a Sandro Pertini, cui prodest la versione, perché a qualcuno è verosimile che abbia fatto, come dire, interesse una versione di Claretta così appunto femminile, incosciente, sdolcinata e vittima. Beh, intanto per i partigiani stessi,
quelli che l'hanno messa al muro a Villa Belmonte, conviene subito dopo la morte, e io questo l'ho documentato attraverso le varie versioni che hanno dato loro, dire che loro non l'avevano ammazzata. A partire dalla fine dall'inizio del 1946 inizia tutti i processi contro i partigiani e contro la resistenza. Beh, c'è il famoso processo di Via Rasella, ce ne sono tantissimi. E allora la resistenza è sotto attacco, e quindi che i partigiani dicessero che avevano, senza un processo, senza niente, avevano messo al muro non solo Mussolini ma anche la sua amante, che insomma tutto sommato tante colpe non aveva, insomma non erano così note, non erano conosciute, bisognava raccontarle, ma le conoscevano i partigiani, però non erano, appunto, le conosceva anche parte del popolo italiano. Quando Mussolini dice sei la più odiata di tutti, era proprio per questo, glielo dice tantissime volte, ma la memoria sfuma. Quindi i partigiani non conveniva dire che avevano messo al muro Claretta Petacci. Allora cominciano loro stessi ad avvalorare la versione che lei si era spostata, che lei aveva fatto scudo col suo corpo. Solo la prima versione dice che loro l'hanno voluto ammazzare. Le altre sono tutte che lei si è frapposta intenzionalmente, e questo, diciamo, serve tra l'altro gli aiuta anche ad evitare i processi della famiglia stessa, che poi rientrata in Italia comincerà appunto a richiedere beni, cose eccetera, e appunto a voler capire com'era, perché avevano ucciso Claretta, e quindi si dirà che si era messa in mezzo. Con Pertini siamo addirittura negli anni 80, e questo, diciamo, ci possono essere varie ipotesi. Intanto a far propendere per una versione in cui, come dire, i partigiani non c'entravano niente, e è il corpo di Claretta così violato, così offeso, a piazzare Loreto. Quindi questo corpo fa sì che tutti, a cominciare appunto con Pertini, vogliano prendere le distanze da quello che è accaduto. È proprio il corpo di Claretta come dire, che è una specie di minaccia, per dire guardate che serviva anche, tra l'altro, ai sostenitori del fascismo, per dire vedete, i partigiani sono come i fascisti hanno ammazzato persone innocenti e i partigiani sono uguali. Quindi anche a Pertini negli anni Ottanta voleva dare un segnale di riconciliazione e di unità nazionale, sia tra la destra e sia con la sinistra, e Claretta, con questo suo corpo violato, rappresentava proprio questo. E questo è stato avvalorato per questo anche da tutti i partigiani stessi, che hanno detto, hanno trovato una convenienza a non mettere in risalto i reali motivi per cui era stata uccisa Claretta. Molto convincente questo. Se ci sono domande, volentieri. Sì, Sandro Gerbi chiedeva che fonti avevi consultato. Ma le fonti sono i diari, le lettere di Claretta, le lettere di Mussolini, e anche mi ha aiutato molto il diario di Eugen Dolman, appunto questo che dicevo, questa spia delle nazista, che racconta moltissimi dettagli perché era molto attento a queste storie, e quindi questo mi ha aiutato. Beh, poi ho usato naturalmente De Felice, questo è ovvio, e poi ho usato un po' di materiale d'archivio per fare delle ricerche sul papà di Claretta, e poi soprattutto appunto le lettere e i diari di Claretta. I rapporti di polizia che tu citi. Ah, i rapporti di polizia, sì, quello lo mettevo in archivio, come archivio, sì. Ecco, c'è una domanda interessante, dice: Claretta ha avuto un ruolo nella vicenda di Ciano, e che rapporti aveva con la figlia di Mussolini, questa Maria Luisa Albizzati? Pessimi, con Edda Ciano aveva dei rapporti assolutamente pessimi, e Ciano detestava la famiglia Petacci. Ciano fa di tutto per mettere, come dire, per mettere i bastoni tra le ruote all'invadenza della famiglia Petacci, e
E certe volte ci riesce, perché quando viene scoperto che Marcello Petacci faceva un traffico d'oro, di un contrabbando d'oro con Buffarini Guidi, chi la Spagna tira fuori la cosa è proprio Ciano. E Claretta è, diciamo, è abbastanza favorevole tutto sommato insomma, all'esecuzione di Ciano, però ovviamente io non credo che abbia influenzato Mussolini assolutamente da questo punto di vista, non era in suo potere, non era, però lei era convintissima che da Ciano era la persona che poteva, come dire, farla fuori. Quando Mussolini viene a conoscenza di questo traffico d'oro del fratello di Claretta, caccia Claretta da Palazzo Venezia e le dice: io non ti voglio più vedere, siamo a giugno del 1943. E Claretta farà di tutto, lettere disperate, eccetera, per poter tornare da Mussolini a Palazzo Venezia. Ma la sua prima reazione è quella di rifugiarsi a casa del cameriere, chiamiamolo così, Navarra di Mussolini, e di dire: Navarra, mi chiami Edda Ciano perché è lei che mi sta mettendo contro Benito, e Ben, come lo chiamava, insomma il duce. E Navarra naturalmente se ne guarda bene dal chiamare Edda, però lei la vedeva, Claretta la vedeva come una nemica pericolosissima, e naturalmente il fatto che poi insomma Ciano fosse visto come un traditore non poteva che farle piacere. Certo. Benedetta Bini fa. Pronto? Sì, posso farle una domanda? Pronto? Se la scrive siamo più contenti. Guardi, con il telefonino non riesco perché c'è una versione un po' differente. Velocemente. Allora, guardi, quindi non è vero che i partigiani offrirono a Claretta Petacci di salvarsi, perché già, per esempio, nel film Mussolini, Ultimo Atto di Lizzani, in una delle scene partigiano insomma invita Claretta Petacci ad andarsene, così come anche successivamente qualche partigiano ha anche dichiarato che insomma la Petacci poteva salvarsi se avesse abbandonato Mussolini. E poi l'ultima domanda: il padre della Petacci era il medico di Pio XI. Allora c'è stato da parte di qualche storico il sospetto che potesse aver avvelenato Pio XI, perché proprio quel giorno doveva fare una dichiarazione pubblica contro il fascismo. Sì. Grazie. Su questo io non saprei, sì, l'ho letto, ci sono stati tanti, tanti volumi, ho letto anche l'ipotesi dell'avvelenamento, però... È una storia, ma mi sembra insomma un po' anche difficile avvelenare il Papa, ecco. Però sinceramente non ho documenti sufficienti per poter dire è vero o non è vero. Ho letto dei libri su questo che lo raccontavano. E posso leggere delle domande che mi sono arrivate? Certo. Allora, Enrico Buonanno fa una domanda: la versione dei partigiani secondo cui Claretta si era frapposta non contrastava con l'esposizione del suo corpo a Piazzale Loreto? Era evidente che anche lei fosse considerata nemica da punire. Ma quelli che espongono il suo corpo a Piazzale Loreto poi non sono gli stessi partigiani che l'hanno ammazzata, nel senso che... dopo averla uccisa, poi passano alcune ore, insomma, poi caricano questi corpi su un camion e li portano, e ci mette parecchio per arrivare a Milano. Lì li espongono perché nel 1944, proprio a Piazzale Loreto, erano stati esposti dei corpi di partigiani dai tedeschi, dai nazisti, e quindi, come dire, come per dire, voi l'avete fatto a noi, non lo facciamo a noi. Ma non erano, a questo punto era passata, diciamo, i cadaveri erano passati di mano, e quindi non erano gli stessi che quelli che l'hanno ammazzato, quelli che adesso non si sa esattamente chi ha issato questi corpi su, ma certo non sono stati né Odisio né Lampredi, che sono stati quelli che comandavano la spedizione.
E poi c'è un'altra domanda, so che anche il fratello di Claretta è stato fucilato a Dongo, è stato arrestato e poi era stato scambiato in un primo momento per il figlio di Mussolini e poi lui ha continuato a dire che non era lui, è stato ammazzato, no, non è stato, ho detto fucilato, non è così, è stato ammazzato in una maniera tremenda. Perché lui era un uomo molto, molto alto, molto robusto, molto forte e quando lo portano giù, tra l'altro era scalzo, gli avevano tolto le scarpe perché lui nelle scarpe aveva parecchi franchi svizzeri che voleva regalare ai partigiani per farsi liberare, però poi non ci è riuscito evidentemente, e riesce a liberarsi, scappa, finisce nel lago, no, prima lo riprendono, gli ficcano una baionetta nel corpo, insomma, poi alla fine lo uccidono sparandogli. Poi Benedetta Bini, verissimo, un'intera società corrotta e ignavia. E certo, Claretta faceva parte di questa casta. Ecco, questo mi sembra interessante. Quando negli anni 30 arriva, la chiamavano proprio loro casta, non è un termine moderno che ho applicato allora, anche all'epoca si diceva casta. E i fascisti, diciamo quelli che rimpiangevano le origini dure e pure del fascismo, si rammaricavano perché ci fosse una casta ascendente, molto moraviana questa, una casta ascendente che aveva privilegi, benefici, case, il posto all'opera, per esempio ci sono varie lettere di gente che protesta perché prima l'opera che era affidata ai privati andava molto bene, quando arrivano tutti i biglietti regalati e l'opera, no, ma lo dico come esempio, nel senso le cose sono molto più consistenti, case, pellicce, eccetera. E Claretta si considerava anche lei di questa di questo movimento ascendente del fascismo, e qui mi riallaccio alla domanda di Pierluigi Vercesi, che mi aveva fatto prima, per cui lei era, diciamo, in questo movimento di questi fascisti che conquistavano prebende e posti e soldi. Sì, c'è una domanda sul rapporto che aveva Claretta con le donne. Beh, era molto legata con le donne, era molto legata alla famiglia. Sua madre era la sua maggiore confidente. E Miriam, lei la sostiene e l'aiuta moltissimo, ma lì era proprio il nucleo familiare. E le donne, poi, se pensiamo alla Ruspi, che era la sua nemica, o la Pallottelli, le odiava, e le altre donne scrivevano, alcune le riporto, le altre donne di Mussolini, sia pure quelle per breve, scrivevano cose terribili a Mussolini su Claretta, e Claretta a sua volta ne diceva tremende anche lei. Diciamo che non era esattamente femminista. No. Bene. Sono i 43, credo che siamo alla conclusione e mi permetto solo, prima di fare i ringraziamenti finali, mi permetto solo di ricordare ai presenti che giovedì prossimo noi saremo sui nostri social, cioè non invieremo la mail, ma saremo in diretta sui nostri social Facebook e YouTube, perché faremo un pomeriggio di festeggiamento per la riapertura dei musei milanesi e nello specifico per la riapertura delle Gallerie d'Italia, motivo per cui i milanesi, ma non solo, chi può arrivare naturalmente, potrà andare a vedere per l'ultima settimana questa bellissima mostra di Tiepolo che è alle Gallerie d'Italia. Quindi ci sarà l'apertura, credo, anche in orari serali. Per questo noi festeggeremo la mostra attraverso un libro bellissimo che è appena uscito in libreria da 2 giorni, che mi permetto di segnalarvi con molto calore, che si intitola Vite Libertine, quindi il titolo di Giorgio Ficara. E quindi il titolo del nostro incontro sarà Tiepolo e il Settecento Libertino,
e ritroveremo magnifiche vite libere, intelligenti, brillanti, ironiche, anticonformiste, quali furono quelle di Voltaire e Diderot nel Settecento, e quindi torneremo in un secolo che abbiamo già affrontato insieme alla mostra, appunto, dedicata all'apertura della mostra dedicata a Tiepolo, una mostra che in pochissimi poi abbiamo potuto vedere perché poi c'è stato il lockdown, ma si riapre per una settimana e noi festeggeremo insieme a Giorgio Ficara, a Giovanni Morale, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia, e a Chiara Fenoglio. Per cui vi aspettiamo tutti sempre sui social per appunto il nome del Settecento, di un Settecento libertino e libero, enfin, come si dice. Intanto io ringrazio moltissimo tutti i presenti, no, insomma, chi ci segue con costanza e molta attenzione, davvero molte grazie. Grazie a Pierluigi Vercesi moltissime per aver incalzato Mirella Serri, che non aspettava altro che di essere, come dire, interrogata su un personaggio che in tutta evidenza l'ha molto coinvolta, ma come sempre fa Mirella, con grande puntualità, grande competenza e grande documentazione. Si possono anche sfatare dei miti o attraversare dei miti, purché lo si faccia appunto con rigore, studiando e non per sentito dire. Scusatemi l'ovvietà, ma questo libro molto documentato mi obbliga a dirlo. Quindi grazie Mirella, grazie moltissime, grazie Pierluigi Vercesi, grazie Mirella Serra, grazie a tutti voi. Vi aspettiamo giovedì prossimo alle 18:30 sui nostri social, e poi prima o poi bene, torneremo. Grazie anche a Laura, grazie a Pierluigi, grazie per questa occasione. E devo dire che la mia passione per Clarinetta dipende dal fatto che bisogna smontare tanti miti che riguardano ancora il fascismo, e siccome Clarinetta, come dire, dava un po' lustro al fascismo, questo non va bene e dobbiamo, come dire, rendercene conto che non era così. Grazie. Grazie infinite, grazie moltissimo. Grazie a tutti.